In piedi, iniziamo il canto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci ritroviamo in questo incontro che porta avanti una riflessione, una catechesi che sto facendo nelle varie concattedrali sul tema del sacramento della misericordia, uno dei tanti nomi con cui chiamiamo il sacramento della riconciliazione o della confessione. Ci facciamo aiutare ogni volta da un brano della parola di Dio e riflettiamo sulle varie tappe, i vari passaggi con cui si vive la confessione. Questa sera riflettiamo sull'accusa dei peccati, il momento centrale per tanti versi, al punto che noi diciamo confessarsi e intendiamo dire i propri peccati. Ma questo non è tutta la confessione, è un pezzo di questo sacramento, un pezzo importante. Ci riflettiamo insieme e ci facciamo guidare dalla parola del Signore, dal brano del Vangelo di Luca che ascolteremo adesso, che tutti conosciamo perché lo chiamiamo normalmente la parabola del figlio al prodigo. Preghiamo allora il Signore. Signore, apri i nostri cuori alla comprensione della Tua parola, perché ascoltando il Tuo Vangelo possiamo comprendere i Tuoi insegnamenti ed essere guidati sulla via del bene. Tu che vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Vangelo di Luca. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre, «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze.
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Vogliamo riflettere questa sera prova, questo fa meglio. Vogliamo riflettere questa sera
sull'accusa dei peccati. Nella celebrazione della confessione del sacramento della misericordia, quando noi diciamo i nostri peccati al confessore, spesso abbiamo l'idea che quello sia il momento più importante, anche perché forse è il momento che ci pesa un po' di più, che lo sentiamo più esigente. Poi perché, dal nostro punto di vista, quando qualcuno ci fa soffrire, quando qualcuno ci ha fatto un torto e ci dice che è pentito, noi per essere sicuri che è pentito vorremmo sentirlo riconoscere questo pentimento e vorremmo che dicesse con chiarezza quello che ha fatto. Solo se sentiamo dalle sue labbra una descrizione chiara e netta di tutti i particolari della sua offesa, che noi ce li ricordiamo bene se qualcuno ci ha fatto soffrire, allora cominciamo a credere che questa persona è davvero pentita. E così ci immaginiamo che funzioni con il Signore. Quando una persona ne offende un'altra e vanno a discutere, spesso si discute molto, soprattutto perché quello che uno ha fatto, descritto da chi lo ha fatto, sembra una cosa da poco. Quello che uno ha fatto, pensato da chi lo ha subito, diventa un'altra cosa. E allora si discute, ma tu non hai capito, ma io... Noi siamo fatti così. Noi pretendiamo che non solo uno ci chieda scusa, ma ci dica perché ci chiede scusa e ci deve descrivere bene tutto quello che ha fatto. E così pensiamo che faccia anche Dio. Però se avete ascoltato la parabola del figlio il prodigo, in questa parabola che abbiamo ascoltato, il tema del chiedere scusa dicendo ho sbagliato è importante. Il figlio prima si prepara tutto il discorsetto. Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere tuo figlio. E poi quando va davanti al padre ridice per bene tutto il suo discorsetto. Ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere tuo figlio. E qui c'è una cosa. Nel Vangelo dice, ma il padre non sta ad ascoltarlo. Il padre subito chiama i servi e dice, presto. Quasi a dire che a Dio, che è rappresentato dal padre, non gli interessa di sentirsi raccontare tutta la storia. Questo padre non si mette come faremmo noi a dire, sì, è vero che hai peccato contro di me perché hai fatto questo, questo, questo. Questo padre non fa così. Il padre non guarda al passato e non guarda al peccato, guarda al futuro e al suo figlio peccatore. Dio è più interessato del futuro, che questo figlio cambi vita, che di star lì a fissarsi sul passato. Tra l'altro, il padre della parabola sa bene che tutto il discorsetto del figlio, preparato a tavolino, anche con un po' di toni calcati, non è proprio il massimo del pentimento. Quando lui dice non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, non lo fa perché è pentito. Noi lo sappiamo, ce l'ha raccontato Luca, perché aveva fame. E dice, se vado a casa si mangia, per cui si prepara il discorso
E così anche noi, Spesso i nostri grandi discorsi di pentimento sono più determinati dal, che ne so, dalla paura, hai visto mai ci fosse l'inferno davvero, no? Il padre quando è che sa che il figlio si pente? È quando, vedendo l'amore del padre e ricevendo l'abbraccio del padre, il figlio si mette a piangere. Allora sì che si pente, come Pietro, che non si pentì quando gli dissero tu eri con quell'uomo, no, si è pentito quando ha visto che Gesù l'ha guardato. È il bene che ci fa pentire, è il bene che ci cambia il cuore. Quando la forza dell'amore generoso e inaspettato ferisce il nostro cuore e lo fa commuovere e piangere davvero. Di tutta l'accusa, padre ho peccato contro il cielo e contro di te, il padre dà attenzione a due cose. Che questa accusa comincia, padre, e finisce così, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. L'accusa comincia con padre e non finisce non sono più tuo figlio, ma non mi merito di essere chiamato tuo figlio, però io tuo figlio sono, Questo figlio peccatore sa che non se lo merita, però crede che quello è suo padre e che lui resta suo figlio. E per questa fede viene perdonato, come noi. Veniamo perdonati non per il nostro pentimento che è sempre zoppo, ma perché ci fidiamo dell'amore del Padre e crediamo che Dio è nostro Padre e che nonostante tutto il peccato non cancella mai che noi siamo Suoi figli, perché quello che salva è la fede, questa fede in Dio che è Padre, è questa che lo salva, la fede nella misericordia di Dio. L'accusa dei peccati, l'elenco dei peccati, perciò non serve a Dio, che sa tutto. Non è che se noi glieli diciamo, Dio non li sa, A Lui non gli serve. Non serve nemmeno al prete, che non è che sia poi tanto curioso di sapere i peccati degli altri. 33 anni che so prete, 33 anni che confesso, io la curiosità di sapere i peccati degli altri non l'ho mai avuta e credo che gli altri preti sono uguali, perché non è che ti tiri su il morale sapere che la gente fa i peccati. Al prete al massimo può servire per capire che abbiamo un desiderio sincero di allontanarci dal male. A chi serve dire i peccati? Serve a noi. Serve a me che mi metto in ginocchio a confessarmi, perché in questo modo io guardo in faccia il male che ho commesso e lo chiamo per nome. Così non è che mi sento peccatore e basta, ma dico sì, sono peccatore davvero. Una volta ero rettore in un seminario e c'avevo un ragazzo che tutte le volte che facevamo gli incontri diceva «Sono un grande peccatore e io sono un grande peccatore». Tutte le volte lui c'aveva da dire che lui era un grande peccatore. Siccome mi ero stufato, non è che sono tanto buono io,
Allora una sera che facendo l'incontro tutti insieme, questo ripartì con la solita solfa, sono un grande peccatore, io dissi sì, perché l'altro giorno ti toccava il turno di cucina e l'hai saltato. 4 giorni fa ci avevamo la messa la mattina presto e tu sei rimasta a dormire. Oh, sono offeso. Dico scusa, ma lo dicevi sempre che ero un peccatore. Ma un conto è dire sono un peccatore, un conto è guardarli in faccia i propri difetti. Per questo la Chiesa ci chiede di confessare il nostro peccato. Questa accusa dei peccati serve soprattutto a noi. E allora capite che sarebbe particolarmente stupido fare un'accusa falsa, metterci le bugie dentro. Perché la menzogna è sempre dannosa se ci allontana dalla verità e dalla vita, ma soprattutto la menzogna è dannosa se me la dico a me stesso, se l'accusa la faccio soprattutto per me, per guardare con verità i miei peccati. Se mi racconto le bugie, questo non mi fa crescere. Per questo c'ho tutto da guadagnare nel fare una buona accusa dei peccati. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un librone così, che è stato scritto, pensato e praticamente quasi tutto scritto da un sant'uomo che è santo nonostante che ancora non è morto, perché ha dato a tutta la Chiesa il più bell'esempio di umiltà di questo ultimo secolo, Papa Benedetto, l'ha scritto lui, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Era lui che guidava la commissione che ha scritto quel libro. Quando parla dell'accusa dei peccati, riporta un brano di Sant'Agostino. Tutti sappiamo che Papa Benedetto è un appassionato conoscitore di Sant'Agostino. Sentite com'è bello questo testo. Dice Sant'Agostino commentando il Vangelo di Giovanni: chi riconosce i propri peccati e li condanna è già d'accordo con Dio, perché Dio condanna i tuoi peccati e se anche tu li condanni ti unisci a Dio. E poi continua Sant'Agostino: l'uomo e il peccatore sono due cose distinte. L'uomo è opera di Dio, l'ha creato Dio. Il peccatore è opera tua, l'hai fatto tu. Distruggi quello che hai fatto tu e fa brillare ciò che ha fatto Dio. Distruggi in te il tuo essere peccatore e ridiventa un uomo che vive nel bene. E come si fa? Innanzitutto cominciando a condannare le tue opere cattive. Noi cominciamo a fare il bene quando cominciamo ad allontanarci dal male. Quindi riconosci il male con verità. Già questo è un passo verso il bene. Mettere i nostri peccati alla luce ne riduce la pericolosità. L'avete mai visto nelle sale operatorie che grandi lampade ci sono che illuminano bene? Perché se un chirurgo vuole curare il male ci deve vedere bene. E così anche noi, se vogliamo curare il male. Un grande santo, esperto di consigli nella vita spirituale, Sant'Alfonso Maria de Liguori, il nome è lungo ma era uno concreto, Sant'Alfonso gli piacevano le cose ordinate, precise. E allora, per spiegare come deve essere fatta l'accusa dei peccati,
l'elenco dei peccati, dice: devi avere 5 caratteristiche. Deve essere umile, intera, sincera, prudente e breve. Allora, umile, perché potremmo pensare di essere dei grandi peccatori e magari anche montarci un po' la testa, convinti che i peccati grossi, come li facciamo noi, non li fa nessuno. E invece la prima umiltà che dobbiamo avere è che anche nel fare i peccati siamo mediocri. Non vi illudete, anche nei peccati non siamo così straordinari. Signore, ho fatto questi peccati. Non valgono granché, nemmeno come peccati. Poi la confessione deve essere intera, perché come per una malattia grave, il male va estirpato del tutto. Chi resta affezionato a qualche peccato e cerca di nasconderlo sotto il tappeto non fa altro che preparare l'anima a ricaderci prima possibile. Poi, se l'accusa non è intera, cioè se non le dico tutte, io in realtà dimostro che non mi fido di Dio e non mi fido della Chiesa. E allora, invece di togliere i peccati, ce ne aggiungo un altro. Poi l'accusa deve essere sincera. Che vuol dire sincero? Vedete, ci sono tanti modi di dire le cose. E con l'età diventiamo tutti molto furbi e capaci di nascondere le faccende. Invece a me, da confessore, mi sono sempre piaciute le confessioni dei bambini, perché i bambini ci credono davvero al perdono di Dio. E quando un bambino si viene a confessare, prima di tutto confessa il peccato più grosso che ha fatto, perché di quello vuole essere perdonato. Così fanno i bambini e così ci si converte. Per questo Gesù ha detto: se non vi convertite e non fate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Infine, la confessione deve essere, dice Sant'Alfonso, prudente. Che vuol dire? Ognuno deve confessare i propri peccati, non quelli degli altri. E se non ci stiamo attenti, tutti noi, se non siamo prudenti, tutti noi cadiamo nella tentazione, ogni volta che accusiamo uno dei nostri peccati, di scaricare la responsabilità sugli altri. Ho detto una parolaccia, ma mi ha fatto arrabbiare la mia moglie. E così via. In questo modo ci mettiamo in una imprudenza spirituale, perché ci allontaniamo dalla verità. Poi, trattando di peccati, trattando di male, bisogna essere prudenti, sia chi si confessa che il confessore, perché la materia del male, trattata con leggerezza, ripetuta, descritta, potrebbe scatenare curiosità, fantasie, cose non buone. Ci vuole prudenza, sia nel parlare del male che nell'ascoltare il male. Infine, l'ultimo consiglio che dà è questo: una buona confessione deve essere breve.
perché breve. Non perché non dobbiamo rompere troppo le scatole al prete, eh? Non è questo il motivo. Ma perché la verità è semplice. Quando uno vuol dire la verità, la dice con poche parole. Se uno comincia a farla lunga, è segno che la gira. E così, quando ci dobbiamo confessare, la brevità è un aiuto per essere veri. Ho trovato un libretto scritto da un canonico lateranense, pubblicato a Macerata nel 1577, che è intitolato L'alfabeto della confessione. E in questo librettino dà dei consigli sul fatto di come ci si confessa e dà questo consiglio. La confessione deve essere breve. Ve ne leggo un pezzettino. È un italiano del Cinquecento, quindi è un po'... Però a volte dà gusto anche sentire il linguaggio antico, no? Errore non piccolo commettono coloro che con parole impertinenti, cioè inutili, allungano la confessione, perché confondono l'intelletto del confessore, che non riesce così a giudicare la condizione dei peccati. E a volte lo facciamo, facciamo tante chiacchiere, di modo che quel peccato ce lo nascondo in mezzo, sperando che sia il momento in cui il confessore si soffia il naso, così non capisce che cosa succede. La butto sul ridere, perché di queste cose bisogna parlare con serenità. E dice il nostro autore: Cristo comandò agli apostoli che dovessero pregare brevemente. Quando orate, non vogliate parlar molto, perché il Padre sa di che cosa avete bisogno. Nella confessione non si deve parlar se non quanto bisogna, per esporre al confessore i peccati con verità, onde seguirà che essa sarà breve. E che tale deve essere lo dimostrano gli esempi dei famosi penitenti. E dice: breve fu la confessione del re Davide, ho peccato al Signore. Breve quella del ladrone giusto, noi scontiamo il giusto per i nostri peccati. Molto bello, no? Dice: ci sono questi due peccatori nella Bibbia, Davide e il buon ladrone, tutti e due sono stati perdonati e tutti e due non hanno fatto tante lagne. Hanno detto chiaro. Perché la confessione sia breve ma intera, è perciò necessario non perdere tempo nelle minuzie, ma indicare i peccati veramente gravi. Il catechismo raccomanda che accusiamo tutti i peccati mortali, cioè seriamente gravi per la vita dell'anima, che abbiamo commessi e di cui ci ricordiamo dopo aver fatto un buon esame di coscienza. Ma come si fa a riconoscere se un peccato è davvero grave, se un peccato è davvero mortale? Prima di tutto, un peccato davvero grave è fatto con libertà e cattiveria. E se è così, state sicuri che ve lo ricordate. Se abbiamo fatto un peccato serio, con libertà e cattiveria, se facciamo un bel esame di coscienza, ce lo ricordiamo sicuro.
Poi un aiuto può venire dai 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti ci parlano della vita in unione con Dio e con gli altri, in alleanza con Dio e con i fratelli. Ricordate il figlio il prodigo? Dice: Padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Ecco, quando una cosa è fatta male davanti a Dio e nei confronti degli altri, ci abbiamo un bel modo per capire che è un peccato mortale, una cosa seria. Un'ultima riflessione sull'accusa dei peccati, che vi chiedo di ascoltare con attenzione, riguarda il compito del confessore. È questo fratello che sta al di là della grata, più come collaboratore di Dio che come giudice, perché l'unico giudice è Dio. E il compito del confessore non è semplice e richiede tanta saggezza e tanta misericordia. Per questo un buon cristiano dovrebbe pregare sempre lo Spirito Santo perché illumini e sostenga nel loro difficile servizio i confessori. Io consigliavo ai miei alunni, quando va andata a confessare, dopo aver fatto l'esame di coscienza e prima di entrare in confessionale, dite una preghiera per il confessore, perché lo Spirito Santo lo aiuti ad aiutarvi. E questo aiuta il confessore e aiuta anche a te. È compito del confessore aiutare come può il penitente a fare una buona accusa dei peccati, e può farlo anche facendo qualche domanda. In questo fatto la sapienza della Chiesa ci ricorda quello che abbiamo detto prima. Il padre della parabola del figlio al prodigo, che è più preoccupato di guardare avanti, di spingere il suo figliolo verso il bene, che di guardare indietro, di fargli tanta lagna su quello che ha combinato. Potremmo quindi dare questa regola per un buon confessore: meglio fare una domanda di meno che rischiare di rovinare la celebrazione del sacramento, risvegliando sia nel penitente che nel confessore pensieri, emozioni o ricordi che non c'entrano niente con la confessione. Soprattutto nel chiedere, il confessore deve tener conto che i comandamenti sono 10. Perché è abbastanza frequente che ognuno tenga un pochinino a fissarsi su un aspetto, e allora c'è gente che dice: non ho bestemmiato, però magari ha rubato, ma su di quello non ci fa caso, si dimentica che c'è 10 comandamenti, no? O qualcuno che è fissato su un peccato e si scorda gli altri. Ecco, un buon confessore magari può aiutare ricordando che ci sono alcuni comandamenti di cui ci ricordiamo poco. Per esempio, onora il padre e la madre è un comandamento. E non vale tanto per i bambini, che devono rispettare il babbo e la mamma, ma vale per gli adulti, che devono avere rispetto e delicatezza per i genitori anziani e malati.
Anche quello è onore al padre e alla madre. Poi spesso ci concentriamo più sul male commesso che sui peccati di omissione, cioè il bene che non abbiamo fatto. E allora un bravo confessore può aiutarci se invece di stare sempre lì a rimestare tutto il male che abbiamo fatto, ci ricorda che c'erano tante occasioni di bene e ci spinge a questo. La Chiesa è così cosciente della serietà di questo servizio del confessore che deve guidare con chiarezza e misura, che se percepisce in un confessore fissazioni non sane o atteggiamenti da inquisizione che mettono a disagio i penitenti, invita il vescovo ad agire in maniera molto seria. I casi, fortunatamente, sono rari, però ci potrebbero essere. Per questo, se un confessore che pensa di aiutarti ti comincia a fare tutta una serie di domande che alla fine ti mettono in difficoltà, magari ti senti disturbato, non ti senti sereno, che cosa si fa? Un bravo penitente. Prima di tutto, con semplicità, lo dica. Padre, lei con tutti sti particolari non mi mette a mio agio. Al 99% dei casi sentirete che il confessore mi dice: scusi, non era questa la mia intenzione. Così, lui ha fatto un atto d'umiltà, tu hai fatto un atto di verità, tu esci peccatore migliore e lui esce, perdonato, e lui esce confessore migliore. Tutti i confessori hanno imparato così, Perché non solo i preti insegnano alla gente, ma anche la gente insegna ai preti. Se questo si fa con delicatezza da una parte e dall'altra, ci si aiuta ad imparare. E se potrebbe essere, è raro, ma potrebbe essere, se la reazione del confessore ad una correzione fatta dal penitente delicata e rispettosa fosse che questo zompa su e reagisce: ma tu non sai, ecco, forse a quel punto è il caso che tra cristiani ci aiutiamo e che con delicatezza il penitente trova il modo di dire al suo vescovo: questo prete ha bisogno di essere aiutato. Guardate, anche così si cresce. Anche così si cresce. È un discorso serio, È importante. Noi preti dobbiamo aiutare la gente a confessarsi bene. La gente deve aiutarci a diventare dei bravi confessori. Se si fa con umiltà, con fede e con rispetto, da una parte e dall'altra, la confessione ne guadagna in tutti i modi. Nella Chiesa si progredisce nel bene aiutandosi gli uni gli altri. Non solo i preti fanno crescere nel bene i fedeli, ma anche i fedeli aiutano i loro preti ed il vescovo a svolgere al meglio il proprio servizio a Dio.
Vi ho voluto dire anche questo perché vorrei che tutti crescessimo nella fiducia, gli uni negli altri, senza vergogna e senza paure. Tutti, tutti. E io me lo sento di dire per tutti i miei preti. Tutti abbiamo a cuore solo il bene vostro e della Chiesa. Aiutiamoci a farlo sempre meglio. E guardate, se ci si confessa bene, si fa un bel passo avanti, ma proprio un bel passo avanti. Allora, cerchiamo di crescere in questo. La prossima volta c'ho una parte bella, che è l'assoluzione. Quando nella confessione c'entra soprattutto Dio, perché è Lui che perdona. E quando c'entra soprattutto Dio, allora le cose vanno bene. Finché ci stiamo di mezzo noi, o peccatori, o penitenti, o preti, le cose sono sempre un po' così. Ma quando c'è di mezzo Dio, le cose funzionano. Quindi questa era la parte più difficile. La prossima parte funziona meglio. Vogliamo davvero chiedere al Signore che ci aiuti a migliorare nel nostro essere a servizio del perdono di Dio. Prepariamo a concludere la nostra riflessione e la nostra preghiera e vogliamo farlo dicendo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera del Padre nostro si chiude con una richiesta di perdono e di liberazione dal male. Ecco che il Signore ci aiuti sempre ad essere veri e sinceri nella richiesta di perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Volevo davvero ringraziarvi della vostra presenza numerosa e attenta. Volevo ringraziare i vostri sacerdoti che hanno accolto e organizzato questo momento e anche il coro che ci ha sostenuto col loro canto. Adesso facciamo un canto conclusivo e poi buonanotte, perché una cosa saggia è anche tornare a casa a un'ora decente e dormire sereni, e questo credo che lo vogliamo chiedere al Signore. Buonanotte a tutti.